voler cambiare. Cioè, questo è un problema. Voglio che al posto di due giocatori giochino altri due. Perché un difetto di noi allenatori è quello che facciamo giocare quelli bravi e poi gli altri ce li dimentichiamo. Come in una partita, entra negli ultimi 30 secondi. Se è già sbagliato in partita, figuratevi in allenamento. Quindi l'allenamento dovrebbe essere coinvolgente. Poi è facile la parola dire devono giocare sempre tutti, ma bisogna avere anche il metodo, se no non è facile. Vai in difficoltà, non perché sei cattivo, ma perché non sai gestire spazi e tempo. Cambio dei blu, cambio dei blu. Reset, no? Torniamo alla fase iniziale. Io che cosa ho fatto adesso? Chiamiamolo interscambio? Ma non è quello che pensate voi della punta, però è anche quello. È fatto per risparmiare tempo. Quindi diciamo che molte cose che io dico da tempo sullo spazio, sul tempo, la comunicazione, la percezione, non vogliono inventare un modello nuovo di calcio, perché il calcio è semplice. Ranieri, Docet, non c'è bisogno di inventare le cose. Quello che è complessa è la comunicazione, quella si è cambiata. So che voi magari dite, qualcuno vi ha detto che il possesso palla è importante, il possesso palla non finalizzato è deleterio. Non dobbiamo fare 50 passaggi, dobbiamo fare il numero di passaggi necessario e sufficiente per ottenere un obiettivo. Punto. Se io con un passaggio faccio gol, devo fare un passaggio e gol, non 50 passaggi. Se invece ho bisogno di 4 passaggi per liberare uno spazio per fare gol, farò 4 passaggi. E non ditemi che se faccio 50 passaggi tocco di più la palla, perché vado al circo allora, anche quelli che fanno al circo toccano tanto la palla. Perché se dite così vuol dire che separate l'aspetto tecnico da quello cognitivo. E non sono più d'accordo, perché l'approccio che porto io fa partire, mette allo stesso livello carico emotivo, sto lavorando molto su quello adesso, carico cognitivo abbastanza, forse abbiamo caricato un po' troppo sui piccoli, e carico metabolico, tecnico, quello che volete. Ma che squadra è questa? Se si chiama Gapice non è più, questo è uno tsunami che si sta preparando. Abbiamo 6-8 allenatori, abbiamo 6 squadre differenti, abbiamo spazi differenti, obiettivi differenti. Tutto in un'ora. Pensate in 10 anni quello che possiamo fare se lavoriamo insieme. È fantastica. Io faccio la telecronaca. Ecco la ragione che stacca lo spazio. Buono, si appoggia, cerca spazio, sponda, ancora palla. Buono, buono. Stop! Osservazione sulla mobilità delle sponde. Siete fermi un movimento. Se sei fermo un casino. Quando appalla un giocatore, palla laterale. Tu in partita stai fermo, ti stacchi dietro per chiamare una palla dietro. Perfetto, o vai dietro o vai avanti, si chiama scaglionamento, non sto mai in linea col compagno. Lui risponde di quei tre, lui risponde di arancioni, gialli, eccetera. Ognuno fa qualcosa, qui sì devo attivare, capite? Perché prima mi ero dimenticato, qui devo attivare, ma non perché devo avere 1000 occhi, quando mi dicono ma io ne ho tanti, ho solo 2 occhi, hai 2 occhi ma hai una testa, hai un cervello. E la differenza fra l'uomo e l'animale è il cervello. Usa il cervello. Ho pochi soldi. Hai le idee. Le idee sono gratis. Hai le idee. Muoviti. Usa il cervello. Approccio cognitivo.